Buongiorno, 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 buon inizio preparazione per la finale di Conference League in questo giorno dopo di Sassuolo Fiorentina finita 3-1 per la Fiorentina. Ragazzi, sono in macchina, ovviamente sono fermo, altrimenti non registrerei il video. Io sto iniziando a lavorare, nonostante sia sabato mattina qua, si lavora ragazzi, però si lavora con il sorriso. Uno perché mi piace il lavoro che faccio, due perché la Fiorentina ha vinto 3-1, quindi insomma siamo tutti contenti perché ci arriviamo con una grande prova di forza, una grande prova di maturità, un grande senso di appartenenza a questa squadra. Ieri la squadra ha salutato la tifoseria che rappresenta Sassuolo, la tifoseria ha caricato la squadra in vista di questa partita, ragazzi, che decide l'asticella di una stagione. Domani, cioè quella di mercoledì, è il cosiddetto termometro, la febbre del calcio, chiamatela come vi pare. Seguite gli amici di Space Viola, ragazzi. Stiamo arrivando alla fine di questa bellissima annata. Ovviamente seguite anche me, Andrea Marino, Mister Viola. Cosa dire in questo giorno dopo di Sassuolo Fiorentina? C'è poco da dire, ragazzi. La Fiorentina ieri ha vinto con merito contro un Sassuolo che sicuramente non ha fatto una grandissima partita, che però con il solito Berardi e la solita nostra distrazione regalando questo calcio di rigore e ovviamente non essendo così cinici da chiudere prima la partita, abbiamo un attimino avuto paura che poi alla fine sta a vedere tutto bello, ma poi se ne busca. Invece no, con un grande gol di Saponara che è entrato nel secondo tempo, rilevando alcuni giocatori che in quel momento stavano un po' deludendo. Ha trovato il gol del venerdì sera e poi il solito Nico Gonzalez, che non si risparmia mai, tra le paure un po' di tutti, è riuscito poi a chiudere il match sul 3-1. È una prova ed è una vittoria che ci aiuta ad avvicinarsi e a prepararsi a questa partita di Conference League, ovviamente nel miglior modo possibile, perché pensate, se avessi finito 1-1 o tu avessi perso, con quale stimolo, con quale stato d'animo ti potresti avvicinare, no, alla Conference League. Considerando anche che adesso la Fiorentina è ottava, blindando questo ottavo posto, sperando che l'Inter faccia l'Inter, l'Atalanta faccia l'Atalanta, dovremmo arrivare ottavi, quindi dovremmo avere un turno in meno per quanto riguarda la Coppa Italia ad agosto, ma poi sinceramente possiamo ancora aspettare e attendere che la UEFA faccia qualcosa a quello che non ha fatto la FIGC. Al di là della posizione in campionato, noi l'Europa ce la giochiamo mercoledì sera per approdare ovviamente all'Europa League. Ci avviciniamo a questa sfida, ragazzi, con tanta ansia. Io ve lo dico, guarda, stamattina, nonostante sia sabato, già indosso i nostri colori, perché già, come ha detto Venuti, è una seconda pelle, tifoso lui. Ieri 100 presenze, ancora complimenti a Lollo Venuti, che praticamente mercoledì sera sarà la sua ultima convocazione in Viola. Gli auguriamo ovviamente un futuro roseo e il meglio possibile per Lollo Venuti, tifosissimo Viola, cresciuto con noi. Però questa maglia che noi tifosi e che lui ci si porterà sempre dietro, e noi ce la portiamo sempre nel cuore, sarà quella maglia che ovviamente ci accompagnerà mercoledì sera in questa sfida d'Europa. La Fiorentina torna a giocare una finale d'Europa. Lasciamo perdere, tanto a volte sento molti leggo molti commenti: la coppetta, quella che avevano inventato apposta per chi non ci arriva mai, la coppetta non serve a niente. Beh, sinceramente, ragazzi, l'anno scorso l'ha vinta la Roma. Io ci tengo a tenerla in Italia. La Roma quest'anno ha perso l'Europa League, devo dire immeritatamente, perché la conduzione arbitrale, ma non voglio fare polemiche, è stata imbarazzante. Detto questo, arriviamoci a mercoledì. Prepariamola bene, oggi, domani, dopodomani e dopodomani. Mercoledì uno stadio a Termini Franche che sono sicuro sarà gremito. Io voglio essere allo stadio, cercherò di essere allo stadio in tutti i modi. Per coloro che andranno a Praga, beati voi, sostenete la squadra, noi la sosterremo da casa. Per il resto, ieri grande prova di maturità, lo ridico perché non era facile, ok? Non era facile, poi Sassuolo ha chiuso in 9, va bene, alcuni molti cambi, devo dire la verità, tutto quello che volete, però anche noi giocavamo con la nostra buona dose di turnover massiccio per far riposare ovviamente coloro che poi scenderanno in campo. Mi è venuto il dubbio, visto che Cabral ha già avuto la partita, ma vuoi vedere che mercoledì non tocca Jovic a difendere e a provare a marcare per i colori viola? Non lo so, non mi dispiace. In questo momento vedo Jovic molto più coinvolto nella manovra offensiva. Ieri Cabral, al di là del gol, si è mosso, secondo me, ha avuto un po' di difficoltà. Però detto questo, chiunque scenderà in campo sarà un leone viola, sarà un giocatore che si porta dietro i cori dello stadio, il valore di questa maglia, si porta dietro e rappresenta Firenze, una delle città più belle del mondo. E vi dico anche, rappresenta una delle squadre ovviamente più storiche delle sette sorelle e, perché no, diciamolo pure, una delle squadre in Italia più blasonate. Detto questo, anche se la storia recente ci vede un po' in deficit rispetto alle altre, ricordiamoci
ricordiamoci che di vanto e gloria la storia del calcio è nostra. Forza Viola.